Siamo pronti per iniziare la seconda parte di questo incontro, in cui la dottoressa Licri ci presenterà i risultati del talk per le aree umanistiche, quindi il talk SEU e del talk E. Allora lascio la parola a Federica. Grazie Giorgio, spero si veda la Sì, condivisione. certo, sì, stiamo vedendo. Perfetto. Allora io direi di cominciare se per te va bene. Sì, certo. Abbiamo avuto una pausa lunga, abbiamo potuto prendere un caffè lungo tutti, quindi Perché ho credo visto che che siamo pronti. ci avevano fatto delle domande, ma magari rispondiamo in fondo a questo punto. Sì, rispondiamo dopo. Sì, andiamo con la presentazione, poi rispondiamo a tutti. Sì, d'accordo. Ok, allora, in questa seconda parte dell'Approfondi Talk, come già accennato Giorgio, presenteremo i dati relativi al talk su e al talk E di economia, mentre il talk su per l'area degli studi umanistici. L'anno scorso, nel 2020, il talk su ha avuto una vera e propria esplosione di numero di erogazioni, in quanto sono aumentati i corsi di laurea che hanno adottato il test talk su come strumento di valutazione delle conoscenze in ingresso. Basti pensare che nel 2019 erano circa 24 i corsi di laurea in 7 atenei, mentre nel 2020 sono stati ben 86. Inoltre, nel 2020, coloro che hanno adottato il talk su lo hanno adottato per corsi anche di laurea diversi dal loro uso principale, ovvero quelli dell'area di psicologia e corsi di laurea per l'area di scienze politiche. Il motivo appunto per cui hanno aderito ai corsi di laurea dell'area di psicologia deriva anche dal fatto che quest'anno, come anche Giorgio ha già accennato, è in arrivo un nuovo test standard per quest'area. Dunque, se guardiamo alla cartina geografica riportata sulla nostra destra, vediamo come sono aumentate il numero di sedi che hanno aderito al talk su nell'anno 2020. Sono infatti riportate in blu tratteggiate, mentre in rosso abbiamo un decremento totale nella regione Sicilia, come aveva detto infatti Gabriele in precedenza. La regione Sicilia non ha adottato alcun talk come strumento di valutazione delle conoscenze in ingresso e quindi questo fenomeno lo rivedremo anche per quanto riguarda l'area, il talk di economia. Tendenzialmente invece per le regioni che avevano erogato il talk su nel 2019 abbiamo registrato, a fatta eccezione per la Basilicata, un incremento oltre quasi il 100%. La Sardegna, la Lombardia, il Friuli e il Veneto, come possiamo vedere, mentre la Toscana si assesta intorno al 19% nel 2020 in termini di test erogati su tutti i talk che sono stati erogati, sempre in riferimento al 2020. Questo fenomeno in realtà spiega tutto e spiega niente, perché appunto la diversa erogazione dei talk rispetto al 2019 ha fatto sì che gli studenti non si iscrivevano più in una data, in una sede vicino a livello geografico rispetto alla propria dimora e quindi si tendevano ad iscriversi un po' in quelle sedi che avevano aperto le date per loro più vicine e più comode. Quindi in realtà dovremmo concentrarci più per l'interpretazione della popolazione del talk su questa cartina geografica, ovvero qui riportiamo gli incrementi o gli eventuali decrementi, ma in questo caso tutti incrementi, sulle varie regioni d'Italia del numero di talk erogati per regione scolastica. Come possiamo osservare, e lo ripetiamo, rispetto ad altri talk, come appunto il Talk E che avevamo visto nel primo incontro dell'Approfondi Talk, in questo caso abbiamo registrato un aumento del numero dei talk un po' su tutta Italia. Le regioni in cui il numero di erogazioni, quindi il numero di partecipanti, è esploso, sono tendenzialmente quelle del nord, come vediamo appunto evidenziato dai contorni in giallo nella cartina geografica. Se
Se guardiamo alla composizione della popolazione talk nel 2020, come riportato nella penultima colonna della tabella qui mostrata a sinistra, abbiamo un 32% che proviene dalla Lombardia, seguito poi da un 11% dall'Emilia-Romagna. Quindi rispetto all'anno precedente, in Emilia-Romagna siamo passati da 4.300 test a quasi 7.000 test. Però rispetto alla popolazione talk del 2020, in realtà l'Emilia-Romagna è inferiore. Infatti nel 2019 rappresentava una fetta pari al 21%, mentre nel 2020 una fetta pari all'11%. Altra regione in cui si è registrato un incremento delle erogazioni del TOLC su è nella regione Veneto, dove sulla popolazione del 2020 abbiamo che coloro che hanno svolto gli studi nel Veneto sono ben il 15%. Se andiamo a guardare alla composizione sulla base degli studi svolti, quindi per tipologia scolastica, raggruppati in queste macro categorie in cui abbiamo voluto seguire la classificazione adottata dal MIUR per quanto riguarda gli istituti scolastici, ma distinguere anche tra gli istituti tecnici. Abbiamo fatto un'ulteriore distinzione per quanto riguarda gli istituti tecnici, tecnico per geometri, tecnico economico e tecnico tecnologico, ad indirizzo tecnologico. I dati riportati in questa tabella sono anche mostrati nel diagramma barre presente qui a destra e anche qui, come possiamo osservare rispetto ai dati anche presentati da Gabriele in precedenza, domina sempre una sorta di provenienza dai liceo di tipo scientifico. Abbiamo infatti circa in media il 23% degli studenti della popolazione talk su che ha ottenuto un diploma al liceo scientifico, seguito poi dal liceo delle scienze umane e dal liceo classico. Se consideriamo invece il numero dei talk erogati, come detto già all'inizio, nel 2020 c'è stata un'esplosione. Il numero dei talk erogati rispetto al 2019 è stato il triplo. Siamo passati da 21.000 quasi talk a 64.000 quasi talk. Questo incremento è da attribuirsi prevalentemente all'adesione da parte di tutti quei corsi dell'area di psicologia. Quindi ci sta che il prossimo anno ci troveremo qui tutti a ripresentare i talk, i dati dei talk, e vedremo invece, anziché un incremento, un decremento, proprio perché quei corsi di laurea che avevano utilizzato il talk su per l'area di psicologia, quest'anno in realtà aderiranno alla sperimentazione, in realtà alla formulazione del nuovo talk. Quindi, ritornando ai dati, invece, abbiamo che, così come sono aumentati di gran lunga il numero dei talk su erogati, è aumentato anche la percentuale di ripetitività del test, come mostrato nella tabella a sinistra. Siamo passati da un 7,5% a un 15%. Questa tabella che cosa ci dice? Questa tabella ci dice il numero, tra virgolette, dei partecipanti distinti al talk presenti nella seconda colonna denominata totale partecipanti. Nel 2019 erano 20.000, nel 2020 sono stati 55.000 circa. E poi per il numero di volte in cui hanno ripetuto il talk abbiamo coloro che lo hanno ripetuto una sola volta, esattamente due volte, e un numero di volte maggiore di due. Se guardiamo invece alla struttura del talk su, abbiamo che il talk su, anche lui, ha una struttura caratterizzata da 50 quesiti, quindi distribuiti in tre sezioni. La prima sezione, che è quella di comprensione del testo e conoscenze della lingua italiana, che comprende 30 quesiti, semplicemente 10 quesiti per ogni brano, quindi 3 brani per la prima sezione. Nella seconda sezione 10 quesiti da svolgere in 20 minuti, mentre per la prima sezione in 60 minuti.
Abbiamo conoscenze e competenze acquisite negli studi. In questa sezione troviamo quesiti un po' che erroneamente vengono attribuiti all'area di cultura generale. In realtà anche qui si aprono sempre dei dibattiti su cosa si intende per cultura generale. La commissione scientifica, dopo una serie di studi, di confronti, ha introdotto all'interno di questa sezione quesiti relativi a concetti e nozioni che gli studenti dovrebbero aver incontrato durante il percorso scolastico, quindi domande di storia dell'arte, domande di storia ad esempio. E poi abbiamo la sezione di ragionamento logico, 10 quesiti in 20 minuti. C'è da dire una cosa per quanto riguarda la prima sezione. Il talk, qualsiasi talk, prevede un tempo prestabilito per lo svolgimento di ciascuna delle sezioni e quindi, superato il termine dei 60 minuti, per esempio per la prima sezione, il sistema passa alla sezione successiva. Per la prima sezione del talk su noi abbiamo 3 brani, però in questo caso non c'è un tempo prestabilito per leggere ciascun brano. Quindi quei 60 minuti lo studente è libero di gestirli come meglio crede. Magari può passare più tempo sulla lettura del primo brano o sulla lettura del secondo o del terzo. Questo da tenere a mente per quanto riguarda l'interpretazione che faremo appunto delle distribuzioni dei punteggi. Allora, il talk su nasce nel 2019 in seguito a 2 anni di sperimentazione, quindi nel 2017 e nel 2018 sono stati appunto testati i quesiti per l'area del talk degli studi umanistici. Nel 2019 la media del punteggio al test, come riportato in questa tabella, è risultata di 28,70. Mentre nel 2020 possiamo osservare un leggero decremento di 1,5 punti circa. Effetto voluto. Voluto da che cosa? Voluto proprio dalla commissione, nel senso che in seguito alla sperimentazione, al primo anno di TOLC, la commissione ha effettuato appunto delle osservazioni, una profonda riflessione a riguardo e ha deciso di aumentare leggermente il livello di difficoltà della sezione di comprensione del testo e conoscenze della lingua italiana. Difatti, vedete infatti che il punteggio medio della sezione di comprensione del testo diminuisce dal 2019 al 2020, mentre la sezione di conoscenze e competenze riceve una leggera diminuzione, la sezione di ragionamento logico è aumentata leggermente. Se andiamo a guardare alla media del punteggio nel 2020, che è stata di 27,25, vediamo come questa media è il frutto in realtà di una media di 2 periodi sostanziali. Abbiamo nel periodo febbraio-luglio una performance al test in media di 28,25, mentre nel periodo di agosto-ottobre questa performance è diminuita, siamo passati a 26,55. Questo fenomeno, come ha detto anche Gabriele in precedenza, succede un po' in tutti i talk. Suggerisce il fatto che gli studenti in genere che si avvicendano nel sostenere il talk nei primi periodi dell'anno sono quelli un po' più motivati e più organizzati, mentre quelli che si concentrano nella seconda parte dell'anno, del macro periodo, sono un po' quelli che magari sono sempre incerti, non sanno bene, non hanno ancora le idee chiare, e questo si riflette in questo cambiamento delle performance. Allora, se guardiamo alla distribuzione del punteggio riportata in questo grafico, come già mostrato anche da Gabriele l'interpretazione, ma qui la ripetiamo un attimo per quanto riguarda il talk su, riportiamo l'istogramma con 2 colori, in grigio il 2020 e in blu il 2019. E possiamo osservare che nel 2020 il test è risultato, i punti, la
percentuale di studenti che ha avuto un punteggio un pochino più basso, cioè c'è una percentuale di studenti che ha avuto un punteggio leggermente inferiore rispetto al 2019. Inoltre si vede proprio questa differenza di punteggio se guardiamo alle cumulate, che non sono perfettamente sovrapposte. Il 2019 è rappresentato in arancione, il 2020 è rappresentato in giallo. Se consideriamo per esempio il punteggio 28, osserviamo che posizionandoci sull'accumulata in relazione al 2019, era il 45 quasi per cento che aveva acquisito un punteggio minore o uguale a 28, mentre nel 2020 questa percentuale è aumentata, è quasi del 50%, quindi più studenti che si sono concentrati nella fascia meno 2,28 nel 2020 rispetto al 2019. Se andiamo a guardare infatti alla distribuzione delle singole sezioni, vediamo per l'appunto un andamento un po' trimodale, quindi armonico, diciamo, no, non armonico, tre mode, quindi tre picchi nella distribuzione della prima sezione. Questi tre picchi sono imputabili proprio alla capacità, tra virgolette, degli studenti di completare un brano, primo picco, due brani, secondo picco, tutti e tre i brani, terzo picco. Da qui appunto il discorso che vi avevo fatto in precedenza sul gestire il tempo per la lettura dei singoli brani. Se guardiamo infatti alle distribuzioni, vediamo appunto che la distribuzione del punteggio di comprensione del testo e di conoscenze della lingua italiana, i punteggi ottenuti sono, c'è una maggiore differenza tra il 2019 e il 2020 rispetto alle altre sezioni. Come al solito hanno copiato, questa è stata una delle domande tipiche che ognuno si è posto per quanto riguarda la diversa modalità di erogazione del TOLC Casa nel 2020. In questo grafico riportiamo i vari punti che rappresentano i singoli quesiti che sono stati erogati nel TOLC Casa, messi a confronto con la medesima difficoltà riscontrata nell'anno 2019, quindi modalità TOLC in sede. Da questi quesiti non comprendono quelli della sezione di conoscenze e competenze, quindi relativi ai brani. Siccome appunto questi quesiti tendono ad addensarsi, tra virgolette, lungo questa semiretta, la bisettrice, che sarebbe appunto parte della bisettrice, possiamo osservare che trovarsi su questa retta vuol dire che la performance del quesito ottenuta nella modalità TOLC Casa ha eguagliato su per giù quella dello stesso quesito erogato nell'anno precedente, quindi modalità TOLC in sede. E quindi possiamo osservare che a parità di quesito la modalità di rispondere non ha influito sulla performance, quindi possiamo dedurre che non hanno copiato quest'anno rispetto, speriamo, agli altri anni. Ecco, quindi con questa parte si chiude la presentazione relativa al talk su. Io, Giorgio, direi o vado avanti per le eventuali domande, oppure se qualcuno adesso volesse fare delle domande su questa prima parte prima di passare al talk di economia. Dimmi tu. Possiamo andare avanti allora. Sì, procedo. Allora, per quanto riguarda il talk E è il secondo talk che è stato introdotto dopo appunto il talk I, quindi il talk I per l'area di ingegneria e poi appunto il talk E per l'area di tendenzialmente di economia. Nel 2020 in realtà ci sono stati alcuni corsi di laurea, anche qui, che hanno adottato il TOLC E come strumento di valutazione delle conoscenze e competenze in ingresso. E questi corsi di laurea riguardano l'area di scienze politiche e giurisprudenza.
Come possiamo vedere, siamo passati da 77 corsi di laurea in 22 Atenei nel 2019 contro 122 corsi di laurea in 35 Atenei nel 2020. In questa cartina geografica dell'Italia sono riportate gli eventuali incrementi e decrementi per sede di erogazione TOLC. Anche qui il fatto appunto che un TOLC sia stato erogato in Toscana in realtà non è da interpretarsi come tutti gli studenti nel vicinato o residenti in Toscana si sono svolti lì per svolgere il TOLC e visto la diversa modalità del TOLC, modalità di somministrazione del TOLC. A differenza del TOLC SU, il TOLC E ha subito un decremento del numero di erogazioni. Siamo passati da 39.000 da 45.000 a 39.000 test, quindi abbiamo registrato un decremento del 14% circa. Infatti, nella cartina vedete gradazioni di colore che vanno più dal rosso all'arancione anziché al blu, che indicavano variazioni positive. Vi è stata una nuova sede entrante, che è stata quella appunto della Sardegna, in cui sono stati erogati ben 1.000 TOLC nel 2020. Un maggiore decremento si è registrato nella regione Toscana, seguito anche nella regione Lazio. Invece nel Piemonte e nella Lombardia vediamo appunto che il numero dei TOLC erogati è aumentato. Se andiamo a guardare invece alla distribuzione, al numero dei TOLC per regione scolastica, quindi riportati per l'appunto nella penultima colonna di questa tabella a sinistra, vediamo appunto che nel 2020 troviamo una buona percentuale proveniente dall'Emilia-Romagna, quindi quasi il 14%, il 26% dalla Lombardia e poi abbiamo registrato vari incrementi anche nel Veneto, un 15%. Anche qui, se guardiamo agli incrementi e ai decrementi, possiamo osservare che tendenzialmente su tutta l'Italia si sono registrati dei decrementi del TOLC erogati. In particolar modo ci concentriamo sulla Sicilia, meno il 74%. Anche qui il fenomeno di prima, meno 74% di studenti rispetto all'anno precedente, perché? Perché magari in Sicilia l'anno scorso non è stato adottato alcun test come strumento di valutazione delle conoscenze e competenze. Quindi possiamo sostenere e dedurre che questi 762 partecipanti al TOLC e nel 2020 avevano intenzione magari di immatricolarsi in un ateneo diverso non presente in Sicilia. Se andiamo a guardare alla composizione invece per tipologia di studi svolti, qui la situazione cambia rispetto invece alla composizione del TOLC degli studi umanistici. Vediamo infatti che domina, oltre che al solito la provenienza da un liceo scientifico, oltre il 30% in entrambi gli anni, come mostrato nel diagramma a barre, abbiamo una grande prevalenza di coloro che hanno una formazione tecnica di carattere economico, in linea forse, anzi sicuramente, con il corso di laurea che poi gli studenti per cui poi gli studenti vorrebbero appunto immatricolarsi. Veniamo quindi alla struttura del test. Il TOLC è composto da tre sezioni, la sezione di logica, di comprensione verbale e di matematica. È l'unico dei TOLC attualmente esistenti, dei 7 TOLC in lingua italiana, che presenta una struttura composta da 36 quesiti, rispetto invece a tutti gli altri che, come anche finora abbiamo mostrato, avevano una struttura di 50 quesiti. E per ognuna delle sezioni il tempo di svolgimento è pari a 30 minuti. Nella sezione di comprensione verbale sono presenti due brani di comprensione del testo. E se andiamo a guardare al numero appunto dei TOLC che sono erogati, come già detto, abbiamo appunto nel diagramma a barre già un impatto visivo sul fatto che il numero dei TOLC erogati sono diminuiti.
Sempre in questa slide abbiamo riportato anche i dati relativi all'English Talk E. L'English Talk E è stato introdotto nel 2018, ma già a partire dal 2019 il numero di erogazioni era già sostanzioso, circa 950. Nel 2020 questo numero di erogazioni è raddoppiato, come vediamo appunto presentato nei diagrammi a barre riportati in basso a sinistra. Se guardiamo invece alla ripetitività del test del TOLC E, possiamo vedere che il numero dei test che sono stati erogati sì che è diminuito, ma è diminuita anche la percentuale di ripetitività del test. Siamo passati da un quasi 18% nel 2019 a un 12,5% nel 2020. Uno dei motivi, oltre al fatto che la possibilità di ripetere il test nel 2020 era più bassa rispetto a quella del 2019, vista appunto il momento pandemico in cui abbiamo interrotto per 2 mesi l'erogazione, ebbene, un altro motivo è da attribuirsi al fatto che la popolazione è leggermente cambiata rispetto all'anno precedente e inoltre il test ha subito non tanto una modifica della struttura, cioè la commissione che ha imposto una maggiore facilità in questo caso, ma in questo caso abbiamo effettuato un processo di revisione della banca dati dei quesiti, soprattutto per quanto riguarda la sezione di matematica, e qui infatti emerge dalla tabellina in cui vengono riportate anche le medie dei punteggi. Siamo passati dalla media del punteggio pari a 14,6 nel 2019 a un 16,28 nel 2020. Anche qui il fenomeno di decremento delle performance al TOLC E dal primo macro periodo, febbraio-luglio, al secondo macro periodo di erogazione, agosto-ottobre. Passiamo da 17,24 in media a 15,14. E come possiamo osservare, la sezione in cui si è registrato un maggiore incremento del punteggio in media è stata proprio la sezione di matematica. Anche qui viene riportata la distribuzione del punteggio in forma di istogramma per quanto riguarda il punteggio totale in questo TOLC. Abbiamo sempre in blu il 2019, in grigio il 2020 e possiamo vedere come le barre, tra virgolette, del 2020 risultano più spostate verso destra rispetto a quelle del 2019. In modo analogo le cumulate, la cumulata del 2020 risulta più bassa rispetto a quella del 2019. Che cosa vuol dire? Per esempio, anche qui, poniamoci intorno a 16, quindi se andiamo sull'asse delle X e ci focalizziamo sul punteggio 16, salendo e incontrando le due curve, vediamo che per l'accumulata del 2020, in corrispondenza di 16, otteniamo che il 50% della popolazione ha ottenuto un punteggio minore o uguale a 16. Mentre per l'accumulata del 2019 questa percentuale è maggiore, siamo intorno al 60%, quindi una differenza del 10%. Che cosa vuol dire questo? Che nel 2019 il 60% dei partecipanti al TOLC aveva ottenuto un punteggio minore o uguale a 16. Stessa interpretazione se andiamo a guardare la distribuzione delle singole sezioni. Anche in questo caso per la sezione di comprensione verbale vediamo questo andamento bimodale stavolta, due brani, lo ripetiamo, e quindi abbiamo un picco e il secondo picco intorno a 6. Questi picchi ci suggeriscono che il primo picco, la media appunto delle persone che sono riuscite a leggere e a rispondere appunto ad un brano, il secondo picco, la media delle persone che sono riuscite a leggere e a rispondere ad entrambi i brani presenti in questa sezione. Come possiamo osservare, il maggiore stacco
di facilità, tra virgolette, del test di economia si è realizzato per la sezione di matematica. Abbiamo un salto maggiore in corrispondenza di questa sezione rispetto alle altre. Allora, ora termino per quanto riguarda le performance ai quesiti, che rispetto a quelli del TOLC SU possiamo osservare in questo caso che la popolazione del TOLC E nel 2020 ha risposto in media in modo migliore rispetto a quella del 2019. Qui si vedono anche gli effetti quindi di che cosa? Di un cambiamento di popolazione nel 2020 rispetto al 2019. Da cosa lo vediamo? Dal fatto che i puntini, quindi le performance alle singole domande, ai singoli quesiti, sono risultate più alte rispetto al 2019 e quindi i puntini si addensano un po' al di sotto della semiretta, della bisettrice e quindi... appunto, lo ripeto, sono state maggiori rispetto al 2019. Io chiudo, Giorgio, se qualcuno però ha anche qualche curiosità, possiamo dopo guardare le performance per quanto riguarda l'English Talk E. Ci tengo però a sottolineare che spesso viene chiesto se l'English Talk E e il Talk di economia hanno performance comparabili. Confrontabili. La risposta è no, non sono appunto confrontabili. Perché questo? Intanto perché c'è la difficoltà aggiuntiva del fatto che lo studente deve tradurre magari nella propria testa il quesito che viene posto già in una lingua diversa da quella madre. E poi proprio perché le popolazioni, per l'appunto, che rispondono all'uno e all'altro sono anche leggermente diverse. Inoltre vi invito a visitare il nostro sito cisionline.it cliccando sull'icona statistiche, in cui trovate già un anteprima magari di quello che abbiamo presentato oggi in forma un po' più dinamica e quindi... Se avete delle curiosità, ancora prima di inviarvi noi del materiale, ogni anno trovate per l'appunto quelle che sono le statistiche rispetto agli anni precedenti, agli anni solari precedenti. E io ho finito. Grazie Federica per la chiara illustrazione. Allora, intanto vedo che c'è Daniela. Può fare una domanda, certamente la può fare, e poi dopo ci sono altri, ovviamente possono anche intervenire, e poi risponderemo anche alla domanda che abbiamo in accumulo dalla pausa caffè. Intanto prego Daniela. Ah, grazie, è una cosetta molto veloce. Allora, questo effetto, questa diciamo miglior performance nella parte di matematica l'avevamo notata anche noi, infatti noi quest'anno abbiamo alzato l'asticella per gli OFA, ma volevo capire se avete idea di come mai è successa questa cosa, al di là del fatto che è un test fatto a casa e quindi magari con aiuto da parte di qualcuno che a casa è, magari le cosette di matematica le sa fare, e ecco, noi abbiamo dato questa interpretazione, non so se voi... In parte può essere, sì, in parte può essere anche la tranquillità con cui uno fa la prova, ma nel dettaglio, nella sezione di matematica, come diceva Federica prima, noi abbiamo fatto una revisione dei quesiti l'anno precedente, la commissione è riuscita a lavorare, diciamo, alcuni quesiti, siccome il TOLC assieme al TOLC che ha avuto lo stesso fenomeno, però un po' più ampio, diciamo, il TOLC, sono i due TOLC più vecchi del CISIA, e le domande che erano contenute nel database avevano le difficoltà che erano state calcolate sulle popolazioni degli studenti prima ancora che cominciassimo a fare il TOLC. E quindi, essendo cambiata nel tempo la popolazione, diciamo, le domande di matematica e fisica, lo dico anche per la domanda precedente che è in chat, è sempre difficile trovare domande facili, scusate il gioco di parole, ma in matematica e fisica i nostri studenti hanno sempre difficoltà a fare i test. Allora, alcune domande che nel nostro database risultavano catalogate come facili, a cui avrebbe dovuto rispondere il 70% degli studenti, in realtà, ad esempio, rispondeva il 50%.
era una domanda che noi avevamo nella nostra ricetta come facile, ma che in realtà poi gli studenti non ci davano l'esito previsto. Così come per le domande che noi pensavamo medie, qui doveva rispondere almeno il 50% degli studenti, magari rispondeva un 30% degli studenti, quindi la domanda risultava difficile. Ora, non erano tantissime, non sono tantissime, ma diciamo che era intorno a una buona parte, un 20-30% delle domande, queste aree di matematica e di fisica hanno queste incongruenze di anno in anno, perché cambiano le popolazioni. E allora noi, come prassi, metodologia di erogazione dei talk, le domande nel nostro database vengono catalogate secondo la difficoltà statistica reale riscontrata nel tempo. E quindi se una domanda l'anno, 2 o 3 anni fa, aveva il 70% degli studenti che rispondeva ed era catalogata facile, quest'anno alla stessa domanda ci siamo accorti che la percentuale di persone che rispondevano esattamente era 50, allora l'abbiamo spostata e l'abbiamo tolta da facile, è rimasta media. E quindi diciamo agli studenti sono capitate domande più con la difficoltà più mirata, insomma, più precisa, ecco, diciamo così. E questo ha portato a un miglioramento della prestazione, a un miglioramento, noi pensiamo, di circa un punto. E poi l'altro miglioramento è dovuto anche proprio alla composizione della popolazione studentesca, perché essendo mancata completamente la regione Sicilia e alcune aree del meridione, nell'educazione proprio la Sicilia ha scelto che non c'erano più test in ingresso per iscriversi all'università, ma bastava il voto di diploma. E questo ha sfalsato la composizione della popolazione, e noi sappiamo storicamente, quando facciamo le analisi divise per aree, che la popolazione del nord, gli studenti del nord e del centro tengono performance migliori in generale in tutto il test. Ecco, questo è... Però questa opera di revisione della banca dati noi la facciamo di continuo, però cerchiamo di intervenire il meno possibile per appunto evitare troppi scostamenti da un anno a un altro. È chiaro che poi quando è necessario intervenire bisogna mettere in conto anche queste piccole cose. Non so se sono stato chiaro. Sì, molto grazie. Torniamo invece alla domanda, riagganciamoci, visto che era sul tema la domanda che ci era stata posta sul fatto del voto di diploma che non è correlato con i punteggi ottenuti nei test CISIA. Questo è vero, succede da sempre, anche quando facevamo i test cartacei. Tutti gli anni noi abbiamo sempre, nei report che facevamo e che continuiamo a fare ogni anno, abbiamo sempre riscontrato che non c'è nessuna correlazione tra il voto del diploma e il punteggio ottenuto nel test CISIA. Quindi questo è vero. Così come non c'è correlazione anche fra... non c'è correlazione, quindi può capitare che studenti che abbiano preso 100 all'esame di maturità poi abbiano prestazioni negative al test, così come viceversa. Negli studi di predittività che noi abbiamo fatto, abbiamo visto che anche da soli, diciamo, il punteggio al test e il punteggio del voto di diploma non sono così predittivi rispetto alla carriera universitaria, ma se mettiamo assieme il voto del diploma e il punteggio ottenuto nel test TOLC CISIA, allora riusciamo ad ottenere una predittività molto molto efficace, molto precisa. E questo poi chiedo a Federica dopo di aggiungere, di intervenire su questo punto della predittività. E chiedo di intervenire dopo perché scendo nel dettaglio però di come è composto il test. Se consideriamo il fatto che nel TOLC AV di matematica e di fisica ci sono 8 domande, diciamo, queste 8 domande in realtà sono un numero limite per poter già avere un'indicazione precisa sulla conoscenza degli studenti. Ci vorrebbe una sezione un pochino più grande, al minimo 10 domande, ma già 8 ci riusciamo al limite a fare delle predittività e delle previsioni. E poi nella composizione del test bisogna tener conto che le domande inserite fra quelle 8 ce ne sono 3 domande catalogate facili, 3 domande catalogate medie e 2 domande catalogate difficili. Quindi se noi andiamo a fare la somma statistica della probabilità che hanno gli studenti di rispondere alle domande, ci viene fuori che in media gli studenti dovrebbero poter dare 4 risposte esatte, la media degli studenti, per come è costruito il test. Quindi se gli studenti ottengono punti, poi lo studente magari non risponde a 4 domande, risponde a di più, e quindi potrebbero essere anche delle risposte sbagliate, quindi intorno a 4 è il punteggio che in media si dovrebbe fare in quella sezione. Se poi teniamo anche conto del fatto, come dicevo prima, che le sezioni di matematica e di fisica per i nostri studenti sono
quelle in cui ottengono risultati peggiori, purtroppo i punteggi sono quelli che abbiamo. E questo è uno dei motivi per cui noi puntiamo molto sul fatto dell'orientamento, come vi dicevo, e come sapete, forse molti di voi il CISE sa che, sapete che il CISE quest'anno punta sul progetto di orientazione, su mettere a disposizione sia degli studenti che ma anche delle sedi universitarie di poter fornire questi dati su dove gli studenti hanno più difficoltà, in modo da poter preparare e predisporre materiali aggiuntivi che consentono agli studenti di prepararsi, di approfondire, di migliorare le parti che non conoscono bene e risolvere appunto questo gap, questo handicap. Questo è purtroppo così. Ora chiedo se Federica vuole aggiungere qualcosa sulla predittività, perché lì sono stato troppo veloce. No, hai reso benissimo, cioè noi siamo andati ad indagare sulle performance accademiche, dato per l'appunto le performance al test e le performance scolastiche. E abbiamo visto che prese singolarmente le performance scolastiche e quelle al test non davano una grossa capacità predittiva, ma prese in modo congiunto, quindi tenendo conto di quello che è il frutto di 5 anni di preparazione, che in genere si riassume in il voto di diploma, tenendo conto soprattutto anche della provenienza scolastica e delle performance al test, la capacità predittiva di questi fattori sulle performance accademiche aumentava di più. Cioè si poteva dire con una certa probabilità che lo studente avrebbe acquisito un tot di crediti. Quello che ha detto anche Giorgio è un fenomeno che prima con i test cartacei riuscivamo a monitorare meglio, perché per l'appunto il test veniva fatto a settembre e allo studente veniva chiesto il voto del diploma e eravamo in grado proprio di vedere come cambiava intanto la distribuzione del voto, la media del voto del diploma a seconda delle regioni scolastiche, e poi le performance al test a seconda delle performance scolastiche. E avevamo appunto un voto del diploma in media basso nelle regioni del nord, con performance al test alte, e voti del diploma alti nelle regioni del sud e delle isole con performance al test basse. Quindi per rispondere alla domanda, come ha già risposto Giorgio in precedenza, il voto del diploma può dire tutto e può dire niente. Ci sono vari fattori che possono poi influenzare le performance al test, tra cui anche il tipo di studi svolti, perché un conto è aver preso 100 a un liceo scientifico in cui c'è tanta matematica, quindi io poi vado a fare il talk di economia e nella sezione di matematica di preparazione sono ben preparata, e invece ho fatto un istituto tecnico artistico in cui di matematica ci sono solo 2 ore a settimana e la preparazione purtroppo non è la medesima di chi ha frequentato un liceo scientifico, pur avendo preso 100. Ma perché? Perché quello studente aveva ottenuto delle eccellenze nelle sue di materie, quindi in ambito artistico. Perfetto, bene. Ci sono altre domande? Altri interventi? Penso di no. Vi aspetto un altro pochino per non fare come prima per la pausa caffè, che poi la... Scusi, posso fare una domanda? Certo, certamente, prego. Allora, buongiorno, io sono... già l'ho fatto l'anno scorso, il talk con Federica Ligari, ci conosciamo, e da Salerno, quindi il corso di laurea in lingue quest'anno lo faremo pure per lettere. Mi chiedo se, vista l'esperienza dell'anno passato, chiaramente condizionata dall'emergenza Covid, quindi anche tutti i documenti che si accavallavano, insomma c'è stato un tourbillon di informazioni, cioè mi chiedo se è sempre quello poi il format, la documentazione che dovremo seguire, oppure se avete pensato
a snellire la cosa, insomma, non lo so se avete pensato alla riformulazione del materiale da mandare a noi e poi noi a nostra volta ai commissari d'aula, che sono spaventatissimi ovviamente di tutta la cosa. Giorgio, vuoi rispondere tu? Allora, io so, noi quest'anno abbiamo introdotto per la prima volta, abbiamo un ufficio comunicazione che già stava lavorando l'anno scorso, ma quest'anno ci stiamo ristrutturando, abbiamo fatto una ristrutturazione all'interno del CISE e quindi c'è questo ufficio di comunicazione che di continuo lavora alla modifica sia dei materiali che vi inviano, sia anche poi noi lavoriamo al miglioramento delle interfacce che guardano i referenti di sede, quindi okay. Sicuro è un lavoro continuo e i materiali vengono sicuramente aggiornati. Certo è che per poter proseguire e migliorare come già facciamo e come già anche abbiamo bisogno dei vostri feedback, che già ce ne date tanti, quindi certamente noi tendiamo e cerchiamo di migliorarci, quindi se ci sono delle esigenze specifiche di cui avete bisogno che non avete segnalato, io ti invito, scusami, ti do il tu, mi invito sì, tutti, certo. Comunque a farcele, cioè a mandarci le vostre esigenze, le vostre segnalazioni. Noi cerchiamo per quello che possiamo, certe volte anche di più di quello che possiamo, di riuscire a farlo. È stato un anno difficile per tutti e siamo andati avanti anche grazie al vostro aiuto, soprattutto grazie al vostro aiuto. Come diceva prima l'insegnante Stella, noi quest'anno abbiamo avuto 5.000 referenti talk per le aule virtuali, cioè sì. Tutto il paese, tutta l'Italia, tutti voi, sì. Tutti noi assieme, noi siamo in 20, ci siamo alzati, rimboccati le maniche tutti, voi compresi, e abbiamo fatto uno sforzo, insomma ora noi non ci chiameranno eroi, è meglio così perché è meglio che non siamo eroi, ma insomma qualcosina piccolo per l'abbiamo la cultura fatta, italiana, cioè. E per il nostro paese penso che l'abbiamo fatto, lo avete fatto e io vi ringrazio di nuovo, ecco, ne approfitto anche per ringraziare. Va bene, quindi insomma aspettiamo fiduciosamente. Sicuramente noi stiamo lavorando, sì, ora io conosco i dettagli, ma so dalle riunioni a cui partecipo, in cui poi si fanno i punti di tutto, so che ci sono lavori in corso. Perché so che qualcuno si era lamentato della ripetitività dei materiali, insomma c'erano state un po' di lamentele, quindi appunto ovviamente legate all'emergenza dello scorso anno, quindi ecco mi chiedevo se quest'anno sarà una cosa un po' più ordinata. Se sono già state segnalate sicuramente si è già quasi al lavoro, non dico il dettaglio non glielo so, non le posso raccontare e sa che noi non raccontiamo, io siamo sono nel concreto. Quindi, va bene, quindi di sicuro miglioreremo le cose che non vanno, le miglioreremo tutte certamente. Va bene, grazie mille. Via, non ci sono altre domande, allora ho altri interventi. Quindi siamo giunti al termine anche di questo secondo incontro. Io vi ringrazio per aver partecipato. Che è successo? Ecco, ci sono i contatti, è stato messo qui, trovate anche i contatti, ma molti di voi già li hanno, i nostri contatti. Io vi ringrazio per aver partecipato a queste due giornate, per noi sono state per il mio ufficio, diciamo, per lo sviluppo scientifico, è stata la prima volta che abbiamo fatto questa iniziativa, pensiamo di farne altre durante altri momenti in cui ci sia possibilità di confrontarci e di illustrare il lavoro che abbiamo fatto. Comunque, per qualsiasi altra vostra esigenza, appunto, non esitate a contattarci. Va bene, vi auguro buona giornata, grazie ancora per essere stati e arrivederci.